o mercoledì, i segnali, anche se per mezz'ora, erano positivi. Oggi abbiamo dimostrato che comunque la squadra ha tenuto bene il campo. In alcuni frangenti anche, abbiamo avuto anche un buon palleggio basso che ci ha permesso anche di attaccare insieme, di non disunirci mai. Poi a tratti è anche vero che abbiamo subito la qualità del Parma, anche andando in vantaggio, la paura di essere alti nella fase difensiva, quindi di partire già con gli attaccanti, credo che abbia condizionato un po' i ragazzi, ma allo stesso modo siamo ripartiti, rischiando anche di fare altri gol. Potevamo anche subirne, però non abbiamo subito in maniera ordinata, cioè il Parma non ha attaccato così in maniera ordinata la mia squadra. Questo è sicuramente una cosa positiva. Pensi che continuerai quindi a lavorare su questo modo di stare in campo? Ci scusi. Sì, adesso vediamo, ci sono, contiamo i feriti, vediamo più avanti, sicuramente ci sono dei segnali sicuramente positivi. Gianni, devo chiedere se almeno l'impressione se trasecututa questa vittoria fino in fondo, oppure che così tirata, si era mezzo nervoso, non si è riuscito a godere il pareggio. È stata una grande vittoria. Sarà una grandissima vittoria, ma soprattutto aver visto la squadra che lavorava insieme, che si è sacrificata, credo che sia la soddisfazione migliore. A tratti nel campionato non l'abbiamo fatto, qualche volta mi sono lamentato di qualcuno o di qualcosa che non funzionava. Oggi potevo anche perdere, ma andavo sicuramente fiero del lavoro che era stato fatto, di come i ragazzi avevano interpretato la gara, e credo che sia per me importante e determinante questo. Perché sei scappato subito sotto gli spogliatoi? Non sei rimasto con gli altri? Beh, l'ho fatto anche un altro video, ho fatto anche il video con l'Atalanta. Senti, la situazione della settimana non è stata più brillante. Adesso c'è anche un po' forse da riflettere su, è una svolta vera, durerà, può durare, cioè non temi che ci possa, cioè, che questa vittoria possa essere, come dire, una pausa, un intervallo. Voglio dire, il rapporto con la società, come riusciamo una volta a goderci una vittoria fatta in un certo modo senza andare a pensare ancora alle cose negative? Riusciremo una volta. Credo che oggi la squadra ha vinto contro una squadra che ha vinto a Torino, ha vinto a Parma, ha vinto a Parma con la Roma mercoledì, e non credo che sia facile vincere una partita del genere con tutti i condizionamenti ambientali eccetera eccetera. Quindi godiamoci questa vittoria e facciamo i complimenti alla squadra e a come è stata preparata questa partita qua. Adesso poi alla Juventus ci penseremo da parte di... Credo che entrambi hanno fatto qualità e lavoro sporco. Hanno fatto salire la squadra, hanno dato finalmente la possibilità alla squadra di salire, cosa che non accadeva da tanto tempo. Noi tutte le volte che si perdeva a Parma si perdeva con gli attaccanti. No, io ti volevo chiedere qualcosa di simile, nel senso che come giudichi la prestazione della squadra complessivamente con i due attaccanti, insomma, hanno dato un'ottima dimostrazione, ha bruscato ancora di più, ma anche Jonathan nell'andare a prendere botte, nell'andare a ricorrere il pallone, insomma, con due attaccanti è un Pescara diverso probabilmente, anche per gli avversari, molto, molto più temibile. Ma anche prima giocavamo con due attaccanti, chiaramente il peso magari può essere differente, però credo che sia fondamentale la gestione della palla. Io tutte le partite che ho guardato, che abbiamo affrontato, la differenza la fa la gestione della palla, i tempi di gioco. È difficile, se non impossibile, affrontare questa categoria quando non hai nei giocatori, nella qualità dei giocatori, i tempi di gioco, la gestione della palla. Diventa fondamentale questo. Oggi credo che per tempi e per gestione di palla, credo che la squadra sia salita spesso,
non sia stata così bassa in maniera passiva, è risalita cercando di dare anche alternative sugli esterni. Fondamentale sono sempre i giocatori, li ho vissuti male, perché non so, qualcuno ha scritto che andavo al funerale, al mio funerale. La sensazione è stata questa, però ho una dignità, ho una professionalità che mi ha permesso di essere e di comportarmi sempre, e lo sottolineo, sempre a testa alta, con la massima educazione, con la massima, con il massimo rispetto per tutti quanti, tenendo sempre presente che la squadra è il mio primo, è il mio primo pensiero. Ho preparato al meglio la partita e sono stato fortunato che è andata bene. Marco Taglietti. Mister, buonasera. Come, tornando alla partita, come giudica la prestazione di Quintero? A tratti bene. Gli ho chiesto di fare il pendolo in maniera verticale da centrocampista basso a mezza punta, ad andare a prendere Valdés quando volevamo andare alti a difenderci. L'ha fatto bene a tratti, delle volte ha perso palla, però ha qualità. Si sta inserendo, si sta immedesimando nel nostro calcio, credo che sia fondamentale. Mister, due domande. Cosa ha rappresentato per te l'abbraccio del presidente a fine partita per il fischio? E come ti spieghi ancora i fischi della curva nei tuoi confronti? I fischi a qualche collega in televisione ho detto che non li ho sentiti. Li ho sentiti, però cosa devo fare? A me rimane soltanto di avere la testa alta, continuare nel mio lavoro, credere nel mio lavoro, e la migliore risposta è vedere la prestazione della squadra e portare a casa dei punti. Alla vigilia ho detto: non voglio che i ragazzi giochino per me, ma devono giocare per la maglia, per il Pescara, e oggi l'hanno dimostrato. Questi tre punti magari alla fine della stagione saranno fondamentali. Momento critico, l'abbiamo probabilmente vissuto insieme, e l'abbraccio del presidente alla fine dimostra che comunque c'è, nonostante quello che si è scritto e quello che si poteva fare, c'è una stima importante. Giancarlo, tu hai cambiato parecchi modi, pensi che questo adesso potrebbe essere quello definitivo con qualche aggiustamento in base? Io ho quasi sempre giocato 4-3-3 o 4-3-2-1, perché volevo esaltare le qualità dei ragazzi che avevo a disposizione, soprattutto davanti. Ma come stavo dicendo prima ai tuoi colleghi, molte volte giocando così prendi soltanto ripartenze, perché la gestione della palla è sempre al contrario. Quindi molti errori tecnici, e se andiamo a vedere tutti gli episodi che ci hanno condannato o che ci hanno fatto soffrire nel gioco, sono arrivati da gestione di palla sbagliata. Probabilmente giocando così ci dà la possibilità di coprirci meglio, ci dà la possibilità di sviluppo magari più ampio, e il fatto di aver fatto giocare magari due punti con una gestione di palla sicuramente più importante ha dato più forza alla squadra nel salire, di essere più, con un baricentro più alto. Ci sono tutti i presupposti. Sì, mister, lei in conferenza stampa ieri ha detto: non ho mai avuto la sensazione che i ragazzi stessero giocando contro l'allenatore, contro di me. Oggi credo tutti abbiamo giocato, insomma, abbiamo dato tutto. Beh, si potrebbe dire che dopo i gol non sono venuti ad abbracciarmi. Sì. C'è andata a vedere. Mister, su Weiss invece ancora una volta ha fatto la differenza entrando dalla panchina. Ha ragione Walter Nerone. Grazie. Beh, tu nella conferenza stampa o una o due conferenze stampa fa avevi detto che Weiss era più determinante la partita in corso, se non dall'inizio. Speriamo che non ci senta.